Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono qui con il Gabon. Ciao. Quello che ha nazionalità, aspetta, bar. La nerchia è fuori gioco. Allora ragazzi, no niente, la Juventus che palle, è campione d'Italia. Ottavo scudetto consecutivo. Calcola che in questo momento ovviamente è più felice lui, è un tifoso della Juve in questo momento. Lui è della Juve, infatti come fa a saperlo? Perché è bianconero. È bianconero, è palese. No, comunque raga, a parte gli scherzi, complimenti. Però vabbè, insomma, un po' anche le palle. Io come sempre vi ricordo di scaricare OneFootball, quella che secondo me è la migliore applicazione del continuare del mondo del calcio. E la trovate qui alla mia destra, la scherma ovviamente per aiutarci. E trovate appunto il link in descrizione, in info box. Detto questo, partita. Allora, la Fiorentina a mio parere meritava minimo il pareggio, soprattutto per come ha interpretato il gioco nel primo tempo. Juventus distratta soprattutto in fase difensiva, Fiorentina che passa in vantaggio col De Milenkovic. Sul video mio ovviamente ci ricordavamo chi aveva segnato. Tra l'altro passate sul suo canale dopo e vedete l'altro video che è diverso da questo. Sì, diciamo un po' differenziato più. È vero. C'è una curiosità su una bambina di 2 anni, poi devo capire. Sì, infatti, proprio una battuta incredibile. Fiorentina che, ragazzi, ha preso 2 legni nel primo tempo con Chiesa, prima un palo, poi una traversa. Juventus che però riesce a trovare il pareggio sul calcio d'angolo, Miralem Pjanic, Alexandro, sbaglia la Font sul palo di competenza. Certo che quando ti mangi tutti sti gol però alla fine te lo dai anche in faccia, cioè la Fiorentina ha avuto un sacco di occasioni, spesso la Juventus giocando con la difesa alta, tra l'altro, sbagliava sempre, Bonucci avrà fatto 2 o 3 errori, quando vai là davanti al portiere, davanti a Szczęsny, la Juventus non ti dà mai la possibilità, perché c'è tutte queste occasioni. Certo, devi assolutamente concretizzare. Da boh, ma lo vuoi buttare dentro lì da boh, certo. Zio cane. Sono assolutamente d'accordo. Che lo scudetto sia strameritato, credo che nessuno possa dire il contrario. No, scudetto strameritato. Lo scudetto è strameritato, hanno dominato, non hanno fatto avvicinare nessuno, come si dice, al bottino, alla fregna, insomma, all'obiettivo numero uno. Ecco. Poi dipende dai punti di vista. Sì, assolutamente sì, perché se uno è femmina, l'obiettivo numero uno è un altro, però insomma va bene. L'hanno vinto a Natale, cioè, l'hanno vinto a Natale, ragazzi, quest'anno il campione è stato morto. Sì, campionato veramente mai in discussione sin dall'inizio, primi e mai, da quando sono primi, insomma, stati sorpassati. Secondo tempo comunque qualcosina in più la Juventus sì, ha fatto, uscita un pochino poi, fuori. Col cinismo, insomma, è riuscita a trovare il gol del 2-1. Tra l'altro sfortunata anche lì la Fiorentina con Pezzella che se la butta palla dentro, in mezzo di Ronaldo, anche se comunque Alicia, se non ci fosse stato Pezzella qualcun altro l'avrebbe buttata dentro, quindi non è che probabilmente sì, però il pareggio per me la Fiorentina la merita. Comunque va detto che se la Fiorentina gioca così con l'Atalanta per me può passare il turno. È vero che Bergamo è in campo difficile, ma oggi stava No, sono d'accordissimo, e soprattutto c'avevano Ancico, cioè la Fiorentina era tipo adattata e disadattata allo stesso, allo stesso momento. Ha fatto veramente una gran bella prestazione, non credo per demeriti della Juventus, ma proprio perché hanno giocato come dovevano. Sì, ma detto anche che la Juventus Montella ha rivitalizzato, diciamolo, la Fiorentina a mio parere, e ovviamente poi quando te ritrovi che sai che hai praticamente vinto lo scudetto, magari qualcosa in più la concedi, perché comunque c'hai già la testa oltre alla stagione prossima. Questo è quello che penso io. Poi diciamo la Juventus era anche un attimo bloccata dall'essere uscita in Champions League, che è una botta grossa, perché qualcosa avrà smosso anche nello spogliatoio. Sì. Però la Fiorentina ha giocato con cattiveria, gli è mancato il cinismo. Assolutamente. Quello che non è mancato alla Juventus è che gli ha permesso di vincere. Ricordiamo che anche con un pareggio la Juventus si sarebbe comunque laureata campione d'Italia per l'ottava volta. Fateci sapere la vostra con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al canale del Gabbo, del Gabbomen, del Gabbone. Mi raccomando ragazzi, siete già iscritti. Non lo rifate, perché se no vi disiscrivete poi diventa veramente grave la situazione. Mentre vediamo i giocatori della Juventus che saltano e zompettano, biadi a loro. Io mi immagino, io ogni volta, non so, 7 anni che lo faccio, questo è l'ottavo, mi immagino di vedere questi che saltano, però invece di vedere le magliette bianco-nere io me le immagino giallo-rosse. Io manco riesco a immaginarmi, guarda un po'. Ragazzi, stasera c'è Inter-Roma, quindi noi facciamo la reaction live insieme. Saranno gioioso, vabbè. No, non esisto. Grazie per aver visto questo video. Buon ciao, ci vediamo tra un po', ragazzi. Ciao. Bella.